siamo in protesta perché ci viene negato l'aumento delle ore che il decreto legge, il mille proroghe, ha stanziato per noi XL+ e l'SU. È un atto dovuto, però chi amministra il comune come a Rosarno nega questo diritto che è assolutamente un atto dovuto per legge. Quindi ci troviamo qua a fare sciopero, perdendo la giornata lavorativa come giusto e come è la legge dello sciopero, quindi andando a penalizzare ancora di più gli stipendi da fame che ognuno di noi abbiamo, perché io sono a 24 ore settimanali, 1050 euro io a 24 ore settimanali, quelle sono, ed è uno stipendio da fame. Mo il mille proroghe ha stanziato altri soldi come ristoro, perché è un ristoro questo per noi, e ci viene negato perché chi amministra il comune dice che non devono essere dati a noi. Questo comune lo amministra lo Stato. Allora, oggi come oggi, lo Stato vitale è un'altra parte dello Stato. Sì, purtroppo è questa la realtà che dà fastidio. Qui amministra lo Stato, e quindi voglio dire, dovrebbe essere facile, però da parere loro dicono che questi soldi non devono essere stanziati per noi, ma è sbagliatissimo, lo dice la legge. Quindi oggi l'USB, grazie ad Aurelio Monti, ha indetto questo sciopero. Oggi sono chiusi alcuni uffici, anche se qualcuno vorrebbe far capire che non abbiamo dato quell'input di difficoltà alla macchina amministrativa comunale. Invece c'è la difficoltà. Questo è. Aspettiamo. Il lavoratore deve scendere in piazza per andare. Esatto. Noi ci troviamo qua a scioperare per un diritto, per un atto dovuto. Il mille proroghe è un atto che lo Stato ha fatto, demandando alla regione dei soldi che vengono attribuiti a ogni singolo lavoratore socialmente utile o di pubblica utilità. Quindi loro li vogliono tenere perché il comune antecedentemente all'atto della stabilizzazione ha usato dei fondi comunali. Quindi loro adesso vorrebbero compensare. La domanda è quella: ma dobbiamo essere noi precari a pagare i debiti che ha l'ente? Confidiamo nella buona coscienza di chi amministra il comune.